È un tratto della statale 114 tra i più pericolosi dell'area ionica, quello di Via Lapide Nuova, nella frazione di Pasteria Caratabiano, spesso teatro di incidenti anche gravi. Ieri l'ennesimo, per questo il consigliere comunale d'opposizione Salvo Turrisi chiede di prendere provvedimenti urgenti. Più volte che abbiamo sempre ribadito durante i vari consigli comunali, durante l'interrogazione, durante diciamo, tutto quello che è successo circa 2 anni fa dal un tragico incidente che coinvolse anche 5 persone, pellegrini, ciononostante ancora oggi a distanza di 2 anni questa amministrazione non ha mosso un tassello. Abbiamo sempre sollecitato, ho sempre sollecitato al sindaco, agli assessori della frazione, ai componenti del consiglio tutto, al presidente pure, ma vedo che comunque l'atteggiamento di questa strada non interessa a nessuno, nessuno. Oggi alle 14:10 poteva succedere ancora una volta un grandissimo incidente che poteva coinvolgere i cittadini e chiaramente da questo punto di vista io non ci sto più, non voglio più aspettare, non voglio più parlare su argomenti che vengono trattati da anni. Per Turrisi l'amministrazione comunale dovrebbe affrontare quella che è ormai un'emergenza. Intervenire immediatamente con quella mozione, quella opportunità, abbiamo inserito sul piano 3 pali di corpi illuminanti, vogliamo inserire un autovelox che riduce la velocità di questi automobilisti, scooter eccetera, e poi nel periodo estivo qui diventa un percorso molto veloce, quindi chiedo al sindaco di intervenire immediatamente senza aspettare più nessuno.